Non piegare le braccia, Alberto. Uno ancora. Due, affiancati a lui con una rincorsa perpendicolare, non in diagonale. Eh? Per Alberto questa è la cosa più forte che possa fare. Apri la mano in battuta. Apri la mano in battuta. Prendi il braccio Alberto. Cazzo, scusa. Ancora tre. Ancora tre. Alberto, inizia a toccare la rete da quando non fai più il caricamento con l'allungo indietro. Se dopo la ricezione non vai indietro, non hai i passi da rincorsa. Matteo, possiamo dare un po' di continuità per piacere? Quattro. No. Le spalle sono completamente a caso e hai pure sbracciato con la gamba opposta. Ancora 4. André, fargliela un po' più bassa, tanto lui è lì vicino, non può prendere in corsa lunga. Sì, ancora troppo. Però lui deve stendere il braccio perché questa era comunque attaccabile. Qui hai sbracciato. E così fai? Stai fermo solo con le gambe. Cinque, stendi il braccio Alberto e allargati bene, se la palla va dietro di te, ti devi allargare verso il fuori della linea e indietro, quello che stai facendo adesso. Se tu la metti lì, devi soltanto stare perpendicolare, se tu la metti lì, allora devi guadagnare spazio, se non lo metti sulla palla perpendicolare, invece così te la puoi mettere un goccino più aperto perché ha più margine d'errore e tu puoi andare avanti. Vai sotto e fai la ricezione, non le fai insieme perché sennò vieni così. Molto bene. Ha perso il tempo, è troppo alto. Anche questo. Sei. Altezza però Andrea, sono tutte alte alla stessa altezza, non cambiano mai. 7. No. Oh, questo va bene. 8. Questo è uno scambio. Oh, va bene, anche se fuori mi sta bene. Ancora 8. Questo è uno scambio da beach volley finalmente. In piedi. Oh! No, ha sbagliato lui che ha voluto tirare comunque in alto, che non ha preso la rincorsa. No.
9. L'ultima perfetta, ricezione indietro e attacco. Vogli la passare. Che poi fa questo. Se la trova addosso e costretta la pista. Per forza. Eccolo con quest'ultimo. No, questa è eccessivamente aperta, Non lo sto aiutando. Ok. Perfetto, 10, cambio.